Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta rubrica Orientarsi con le stelle di Red Lab Gallery. Oggi con noi abbiamo il piacere di trovare Renata Ferri. Ciao Renata, benvenuta. È una giornalista, dal 2005 è caporedattore foto editor di Io Donna, femminile del Corriere della Sera, mentre dal 2010 al 2018 lo è stata coprendo lo stesso ruolo per Amica della RCS Media Group. Renata, fino al 2005 è stato direttore della produzione fotografica di Contrasto, insegna in scuole di fotografia e corsi specializzati, nonché segue poi autori per progetti editoriali e non per ultimo è stata in giurie importantissime, tra cui cito, mi sento di citare, World Press Photo nelle edizioni del 2011 e del 2012. Ciao, benvenuta, grazie di essere qui con noi. Ti inizierei a fare qualche domanda legata un po' al tuo mondo, partendo da questa situazione un po' del Covid in cui ci troviamo. Hai la possibilità, grazie al lavoro che fai e a quello che segui, di vedere un po' dall'alto che cosa è successo in questi mesi alla cultura in generale, ma soprattutto alla cultura visiva. Credi che questa situazione di sviluppi dell'online, ideazioni sui canali social di situazioni alternative, in rapporto alla fruizione diretta invece di quelle che sono le opere d'arte e le opere fotografiche, abbia avuto uno sviluppo positivo, sia stata una sinergia, sia andato a sostituire la visione magari dal vivo e secondo te come in futuro si potrà ragionare su questo anche in previsione del 18 maggio, che più o meno dicono la cultura o i musei avranno delle riaperture. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio Alessia per avermi invitato, ringrazio Red Lab Gallery, Lucia Pezzulla per questa occasione di dialogo che non è solo un dialogo, ma costringe anche a nuove riflessioni. E, beh, la domanda è molto vasta. Allora, cominciando, io credo che questo tempo sia un test, non lo dico solo io, c'era una bellissima intervista sull'ultimo Robinson a Olga Tokarczuk che dice proprio questo: siamo costretti a pensare come non avevamo mai fatto. E da questo test su noi stessi, sulla cultura, sulla politica, sulle decisioni prese, ci sarà un mondo nuovo e persone nuove che saremo. Noi oggi stiamo vedendo qual è, come dice lei, il punto di rottura. I nostri limiti, scusate, cominciamo a conoscere meglio i nostri confini, anche i nostri gusti. Quello che è successo alla cultura in generale, poi entreremo nello specifico, è che credo che sia proprio per questo discorso del testarsi e del guardare i propri confini, è nato un nuovo senso di comunità. Per tutti i linguaggi, non mi riferisco solo alla fotografia, ci siamo accorti che siamo degli individui in comunità e questo senso di comunità è fortissimo, è venuto fuori da tantissimi esempi. Nella scrittura nascono festival digitali, un gruppo di scrittrici che va da Chiara Valerio, Michela Murgia, la Ciabatti, la Janez, eccetera, hanno messo in piedi una pagina Facebook dove esiste una vita letteraria su cui gli editori si sono associati collaborando. Nella fotografia ci sono tantissimi esempi, dialoghi dell'AFIP, spazi fotografici. Ho partecipato a una serata con 400 persone online che dibattevano, che accapigliavano e comunque provavano a sciogliere dei nodi che normalmente viviamo in convegni, momenti di riflessione. Adesso è tutto una necessità costante. Penso alla Fondazione Prada, a quello che sta facendo, questa programmazione dei film incompresi, si chiama Perfetti Fallimenti. Sono i grandi film che non sono stati capiti. È un programma meraviglioso
meraviglioso. La Fondazione Cussati, che dall'inizio ha fatto queste visite, non mi ricordo come si chiamano, visite con camera, in cui ogni artista parlava dal suo habitat, dal suo microcosmo. Insomma, ci sono tantissimi. Io credo che poi i social, di cui abbiamo sempre un po' di diffidenza, un po' di paura, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, eccetera, in questo momento siano stati fondamentali per la nostra sopravvivenza, per la sopravvivenza intellettuale. Cioè, ci offrono stimoli continui e ci offrono continuamente l'opportunità anche di esprimerci. Quindi vanno anche ripensati, oltre tutte le paure che sappiamo che ci sono, della privacy dei dati, però sono stati veramente una grandissima risorsa. È vero. E stiamo tutti imparando anche a riutilizzarli, no? In un modo diverso. Quindi, secondo me, è un momento abbastanza straordinario. Mi chiedi della fotografia e della possibilità che ho avuto di vedere tanto. Io ho visto tantissimo, sì, ho visto veramente tanto e continuo a ricevere tantissimi lavori. E allora, facciamo un passo indietro. C'è una produzione sterminata, occasionale, foto amatoriale, autoriale, giornalistica. Ora, tutta questa produzione ci impone anche una riflessione proprio nel discorso del test da cui siamo partiti. È necessario? Non lo so se è necessario, perché questo momento ci ha costretto anche a ripensare in modo ecologico la nostra vita, ad avere meno surplus di cose, ad avere meno beni, meno spreco. E meno esigenze. Meno esigenze, sì. Io, a parte che sto in campagna isolata dal mondo, ma ho questa divisa da quasi 2 mesi e devo dire, ho scoperto che mi ci trovo benissimo, ecco. Cioè, noi dobbiamo risparmiare e culturalmente anche. Cito di nuovo la Fondazione Prada, perché secondo me fa delle cose molto intelligenti, sempre molto belle. Loro hanno cominciato in questo periodo un lavoro critico sul loro archivio, dal 93 a oggi, credo, radunando tutti i progetti di cinema, musica, arte, architettura, eccetera. E questo un po' anche molti fotografi, molti artisti lo stanno facendo. Cioè, ripensare quello che è stato fatto, quindi dare un senso ecologico, togliere quello che non serve, valorizzare quello che è stato prodotto magari in periodi assolutamente bulimici e ripensare a tutto questo. Ora, ci sono 2 ambiti e vengono spesso confusi. Da una parte c'è la produzione giornalistica, che è quello, è l'urgenza di andare e fare, è quello che ha fatto Fabio Bucciarelli con un lavoro straordinario dal primo momento, è andato a Bergamo, si è proposto in modo totalmente indipendente per testimoniare e documentare cosa stava succedendo. E Marco Tognoco, un reporter di un paesino vicino a Codogno, che dal primo momento ha tenuto un diario di immagini e parole su Instagram e poi è stato messo sotto contatto da Reuters, quel diario è andato sulla CNN, il lavoro di Alex Maioli, che è stato messo in assignment da Vanity Fair a Stati Uniti, ha fatto un lavoro cinematografico estremamente suggestivo del lockdown. Citavo appunto questi lavori di testimonianza, Graziano Panfili, un fotografo che ha pubblicato su molte testate europee, riprendendo dalle webcam di tutto il mondo, il New York Times, che ha fatto una mega produzione in tutte le città del mondo deserte, fissando questo momento storico assolutamente irripetibile, ci auguriamo. Questo è una necessità di documentazione giornalistica, riprendere cosa sta succedendo. Certo. Poi in contemporanea c'è stato un grandissimo esubero di lavori personali, quindi tutti i lavori dalle finestre, Gabriele Galimberti, che poi è stato al centro di una polemica
sulla primogenitura di un linguaggio con il lavoro dalle finestre fatto per il National Geographic, ma tantissimi lavori, tantissimi diari intimi, da quello della giovanissima Lucia Boricelli che è andato su Time, un diario intimo di una ragazza da una stanza di Milano all'alba di questo lockdown. Quindi ci sono tantissimi esempi, io ne ho ricevuti tantissimo, ho fatto due workshop con la scuola di fotografia e con 35 ragazzi che stanno producendo il tema, un lavoro sulla famiglia all'interno del loro corso. Ho visto tantissimo. Cosa rimarrà nel discorso dell'ecologia? Credo che c'è una fotografia che ha un'urgenza quotidiana, immediata, di registrare. Poi c'è una fotografia di linguaggio, di riflessione, che andrà analizzata quando tutto questo sarà finito. Ci sarà un momento in cui, per forza di cose, dovremo lavorare setacciando cosa è stato fatto. E in quel momento ci saranno, si spera, mi auguro, ci saranno le istituzioni che dovranno partecipare a questo progetto, perché tutta questa produzione, c'è una parte che è stata assorbita dai giornali, giustamente, soprattutto internazionali. Diciamo che i giornali, le testate italiane di informazione non hanno fatto una grandissima informazione visiva con... né con i video, a parte qualche, anche l'esperienza dei droni, assolutamente. Ah, sì. Quel video bellissimo che è andato anche lì sul New York Times. E gli italiani sono stati molto protagonisti in questo momento, però un po' all'estero, effettivamente. Noi abbiamo dei grandi dal punto di vista fotografico, non ci sono foto editor nei quotidiani, che è una cosa che lamentiamo da anni. All'estero ci sono dei dipartimenti fotografici nei quotidiani di 10 persone. Quindi, diciamo, questo è un grande deficit, e si vede, perché poi, nonostante una grande ripresa del giornalismo, dell'editoria in questo momento, dell'editoria quotidiana, intendo anche periodica, la gente è tornata a comprare i giornali, e lo ha fatto perché, secondo me, c'è bisogno di sapere, c'è un maggiore bisogno di sapere, e nonostante i social c'è bisogno di sapere in un modo anche un po', diciamo, conservatore, cioè di tornare alle fonti con cui abbiamo più familiarità. I giornali hanno conosciuto un incremento straordinario in questo momento, quindi vuol dire che la gente si fida di più, ha bisogno dell'oggetto giornale, c'è qualcosa di familiare. E avremmo potuto cavalcare anche noi in Italia questo con dei contenuti, diciamo, un po' più, anche visivamente più interessanti, però, diciamo, no, il nostro paese paga una mancanza di cultura visiva molto molto forte da sempre, quindi probabilmente ci sarà uno sviluppo, ma al momento ancora non ne vedo nemmeno i germi. Detto questo, io credo che tutto quello che è stato fatto ha assolto delle funzioni, come dicevo, i fotografi che citavo hanno pubblicato sulle più grandi testate internazionali. Ora ci sarà da fare un lavoro con le istituzioni, con il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello, probabilmente metterà in campo un progetto che setaccerà i linguaggi che hanno lavorato su questa esperienza, che è tragica e straordinaria. È un momento visivamente straordinaria, ha imposto le città deserte. No, ci sono delle immagini che resteranno davvero nell'iconografia collettiva, credo, nella costruzione della memoria visiva di questo Covid. Ti chiedo a questo punto, con questa cosa dell'editoria, cosa potrebbe essere una scelta autoriale? Mi viene in mente ad esempio Alessandra Baldoni, che con Red Lab ha esposto, ma che è un'autrice, una fotografa, tra l'altro la prima intervistata
da me con Orientarsi con le Stelle, che però riesce a leggere sia, diciamo, progetti che arrivano a tutti, quindi che possono essere, come dicevamo prima, diffusi per una comprensione anche più ampia, quindi di carattere editoriale, e poi ha una valenza anche fine art. Quindi sa anche, come dire, come concetto aprirsi a studio, ricerca, insomma, a valori anche differenti. Come nel tuo lavoro, la scelta del fotografo, quanto influisce nella commissione di un lavoro editoriale? In questo caso, se la doppia valenza può essere o meno un vantaggio? Ma no, io non credo alle doppie valenze, devo dire la verità, anche perché credo che hai fatto l'esempio di Alessandra Baldoni, che è un esempio perfetto. E allora ti racconto un piccolo aneddoto. Volentierissimo. Io ho conosciuto Alessandra Baldoni per caso, assolutamente sono ignorante, non la conoscevo fino a un paio di anni fa. E poi dovevo realizzare un reportage di un giornale per Iodonna, il supplemento del Corriere della Sera, per cui lavoro da tantissimi anni ormai. Dovevo realizzare un reportage di ritratto a San Patrignano, perché c'era tutto un dibattito intorno al fatto che l'eroina era tornata e San Patrignano tornava di nuovo ad essere pieno di ospiti dopo anni in cui le metanfetamine, altre droghe avevano preso il posto dell'eroina, e quindi con dipendenze differenti. Quindi c'era una nuova San Patrignano come quella che avevamo conosciuto negli anni 90. Quindi dovevo fare questo lavoro di ritratti con delle interviste ai ragazzi, e ho pensato a chi abita lì vicino. Io tendo sempre a fare molto chilometro zero e mi piace anche moltissimo sperimentare persone nuove, pescare in altri ambiti. Non credo tanto a quello che dicevi prima, nel senso che ho chiamato Silvia Cantoresi, che è un'amica, che è Certo. un'artista, praticamente, però l'ho chiamata e ho detto: senti Silvia, ma visto che abiti lì vicino, ma ti va di fare questa cosa per me? Guarda, volentieri, ma sono un po' incasinata, ma perché non lo chiedi a Alessandra Baldoni? Ah, Allora, ok. ho detto: ma chi è Alessandra Baldoni? Guarda, è una mia amica, questo qua è un'artista, ma secondo me lei ha voglia di provare. E infatti ho chiamato Alessandra, non ho neppure guardato il sito. Ho chiamato Alessandra e le ho chiesto se aveva voglia di fare dei ritratti, e lei mi ha detto: sì, io adoro fare Sì, è ritratti. vero, incredibile. Quindi ho chiesto a San Patrignano, trattandola malissimo: fai così, fai così, questo non mi ha. Le ho chiesto una cosa terribile, perché non mi fidavo completamente, e quindi le ho chiesto di mandarmi degli screenshot mentre inquadrava, per vedere se andava bene l'inquadratura. Certo, E perché lei è non la stata. conoscevi e quindi non volevi azzardare. Allora, visto il sito, avevo pensato che era talmente distante dal linguaggio dei giornali, che è infinitamente più semplice purtroppo, e era molto didascalico, e quindi avevo paura che prendesse una deriva troppo distante da quello che serviva per il giornale. E quindi l'ho monitorata come una pirella. Lei a questo punto c'è stata, è nata una grande amicizia, credo, è un grande affetto, una grande stima. Poi ho studiato tutto il suo lavoro e la seguo. La seguo anche perché mi piace quello che fa e trovo che sia un'artista coraggiosa. Credo che coraggiosa perché azzarda, mescola il ritratto, lo still life, la natura, osa con delle verticalità improvvise, cambia prospettiva. È veramente un'artista a tutto tondo. Non credo al doppio binario, no, credo che il potenziale di un artista debba esprimersi in un linguaggio che sperimenta, che osa, che travalica e che anche mette continuamente in discussione. In questo momento l'editoria, nel senso l'editoria periodica, la stampa, eccetera, non è assolutamente in grado di fare questo, non in Italia perlomeno, di fare questo passo. Non sperimenta nulla, non osa con i linguaggi, non mescola
linguaggi personali, non vuole una cifra significativa, soggettiva, anzi, viceversa, all'estero questo si fa, anche si fa anche in giornali, diciamo, quotidiani, non solo sulla stampa periodica, non solo su giornali alti. Quindi noi, ma questo lo dicevo anche prima, quindi sono contenta che Alessandra abbia il suo percorso d'artista, sono contenta io stessa di lavorare con degli artisti, sto lavorando adesso a un progetto assolutamente artistico con Alba Zari, un artista che ho scelto per una committenza che mi è stata affidata, e Alba è una giovane, ha 35 anni, 34, e è un artista a tutto tondo, stiamo facendo un progetto video, un'installazione, poi vedremo come sarà, e poi la fotografia ha tante frontiere, pensa solo al lavoro di Eric Essence, che non fa fotografia, ma trae fotografia e ci costruisce un linguaggio e dei significati. Uno dei miei preferiti, lui e Foncuberta sono nel mio cuore. Posso esprimere un desiderio che rimarrà inascoltato, ma vorrei che ci fosse molta più compenetrazione, molto più dialogo fra i tanti linguaggi della fotografia. Non sono assolutamente, cioè noi dobbiamo assolutamente rianalizzare, la fotografia ha fatto una strada straordinaria e noi oggi dobbiamo analizzarne le funzioni, gli usi, il ruolo sociale e il contesto culturale in cui si adopera. La tecnologia ci consente oggi, da una parte, di rafforzare la creatività, citando il lavoro di Kessler o di Foncuberta anche, certo, ma ci rimette in discussione appunto l'intenzionalità, a cosa un autore vuole dare senso. Questo è molto importante ed è molto importante di definire l'utilizzo che si fa del medium fotografico. E in questo c'è un mondo ampissimo che riguarda appunto il mondo dell'arte, del linguaggio, della sperimentazione, molto distante, c'è un mondo editoriale, giornalistico, distantissimo, che un po' arranca nel nostro paese, e le istituzioni che sono poche, pochissime, fragili, e serve una politica per questo. Era stato iniziato un discorso con gli stati generali della fotografia, è stato interrotto, ma c'è bisogno di riportare la fotografia al linguaggio fotografico, una centralità che ha. Non bastano i tantissimi festival che però arrancano per mancanza di fondi, eccetera. Non bastano. Hanno creato una grande circolarità, ma serve un lavoro più profondo, secondo me. Mi trovi totalmente d'accordo. Ti farei invece una domanda più personale. Molti autori, insomma, quest'anno in Italia avrebbero dovuto partecipare al MIA, che è la fiera dedicata alla fotografia, che è saltata, è slittata, perché è stata posticipata dal 10 al 13 settembre. Io però sono interessata a una mostra che tu dovevi curare, che riguardava un po' il tema della migrazione, una mostra di archivio, giusto, degli archivi della RCS, con una domanda particolare. Mi incuriosisce sapere la tua opinione, oltre alla genesi naturalmente di questa mostra, su, secondo te, può essere intelligente e anche utile portare una mostra d'archivio, comunque con un concept abbastanza importante che aiuta alla riflessione anche storica, in una fiera, perché è inusuale. Allora, innanzitutto la genesi e questa mostra, sì, hai ragione, è in una fiera, è abbastanza inusuale, però c'è un pregresso, un rapporto che è nato anni fa con Mia e con la testata, con Io Donna, e anni fa abbiamo dato vita a un premio che poi avevo intitolato Tempo Ritrovato. Era un premio in cui lo sponsor Peserico metteva, Eberhard & Co., ditta svizzera di orologi, metteva a disposizione un fondo per valorizzare un archivio dimenticato. Succedeva 8 anni fa e io ho messo insieme un piccolo comitato scientifico di donne e ho chiamato a fare questo
progetto con me, Roberta Valtorta, all'epoca direttrice del Museo di Fotografia Contemporanea, e Lucia Miodini dell'Oxarc di Parma e Laura Gasparini della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia. Cioè tre curatrici di differenti provenienze, tre studiose, e insieme abbiamo portato avanti per 6 anni questa ricerca di archivi che andavano scomparendo, e dando un fondo di 8.000 euro in cui portavamo in mostra delle stampe vintage di questi archivi per farli conoscere, e con questi soldi davamo la possibilità di una digitalizzazione, indicizzazione. Quindi abbiamo portato alla luce questi sei autori, alcuni morti. Finita questa esperienza, Mario Peserico, l'amministratore delegato di Blarecom, ha detto: adesso che facciamo? Cambiamo completamente. C'è stato uno stop per l'anno dedicato a Leonardo, il 500°, ha detto: io vorrei fare sempre una mostra storica e mi piacerebbe affrontare degli argomenti. E così abbiamo deciso di fare, come prima io ho proposto, di lavorare con l'archivio di RCS, della Periodica, un archivio sterminato, e dell'archivio della Fondazione Corriere della Sera, perché mi sembrava, dopo tanti anni che ero lì, avevo voglia di, prima, di metterci le mani, e anche una sorta di orgoglio, cioè siamo la casa editrice più grande, più importante, più antica, che racconta questo paese da un secolo. Quindi mi sembrava giusto anche lì buttare alla luce. Quindi abbiamo concertato una triennalità con tre temi: emigrazione, educazione e ricostruzione, cioè dal dopoguerra in poi, per 3 anni fare tre piccole esposizioni con il materiale vintage che è depositato negli archivi. E quindi sono andata a scavare. Avevo già cominciato, ben prima del Covid, avevo cominciato un lavoro di archivio, di risparmio, di riconsiderare ciò che abbiamo invece di inventare qualcosa di nuovo. E ho passato tantissimi mesi in archivio, e veramente scandagliando, cercando, ricostruendo delle storie. E poi vi farò vedere qualche immagine che è tratta dalla mostra, e ho messo insieme questa mostra di 50 piccole, sono tutte piccole perché appunto in quegli anni si stampava 18-24, 24-30, non sono mai grandi formati, alcune sono anche molto malmesse, ma ci sono poi delle didascalie meravigliose, cioè delle didascalie. Noi oggi quando facciamo le didascalie siamo stringatissimi, addirittura museati, hashtag 1, e invece le didascalie degli anni 50 erano delle storie anche con la morale, povere, sì, con la morale, e donne sole che cercano un amico all'estero e si imbarcano sulla nave che le porterà in Australia a incontrare il loro congiunto. Lo storytelling della didascalia, insomma. È quello che avremmo dovuto portare a Mia, e una mostra di 50 immagini, vedremo se si farà. Certo, comunque insomma è un bellissimo progetto, poi mi piace sempre i lavori che si basano sull'archivio, perché da un lato l'archivio ha il problema della digitalizzazione che ha dei costi molto grandi e difficili da affrontare, e spesso sono anche quantità enormi, perché RCS e Mondadori hanno archivi incredibili, ma dall'altro la valorizzazione permette anche la fruizione alle nuove generazioni. Credo che noi in Italia in particolare, realtà che conosco molto meglio ovviamente di altri paesi, noi siamo seduti su un tesoro. Mm. Abbiamo un archivio fotografico straordinario, cioè veramente incredibile. Io nei 6 anni in cui abbiamo fatto il premio Tempo Ritrovato, appunto, come dicevo, ho viaggiato per l'Italia andando a vedere gli archivi. Archivi pazzeschi. E ne abbiamo tantissimo. Poi ci sono delle realtà come il Circolo di Bibbiena, anche l'AFIT stesso raccoglie tantissimi fotografi locali, è una rete straordinaria che, diciamo,
accoglie anche delle memorie. Abbiamo un archivio affidato ai singoli autori e poi ai circoli, ai vari circoli locali, che è una roba strana. Se noi facessimo una public library o una library del nostro patrimonio visivo, saremmo un paese ricchissimo e avremmo un valore enorme, veramente importante. Prima di salutarci ti chiederei un'ultima cosa, perché insomma, siamo due donne, io sono la direttrice artistica della Biennale di Fotografia Femminile e tu ti occupi insomma, dal 2005 di un settimanale che è Io Donna, che è anche prima, insomma ti sei sempre occupata un po' di queste tematiche. Abbiamo intervistato Baldoni e Paola Mattioli, ad esempio, per Orientarsi con le Stelle, quindi comunque abbiamo già avuto la presenza di alcune fotografe che ci hanno raccontato. Vorrei chiederti come ultima domanda, secondo te, e anche in previsione del fatto che quest'anno nel 2020 Milano, ad esempio, aveva i talenti delle donne, quindi a livello diciamo più costituzionale, istituzionale, però aveva un'attenzione anche in ambito arti visive appunto alla professionalità femminile. Secondo te è importante questo? Può essere un tassello che va a costruire un percorso utile, inclusivo di avanzamento? E poi ti chiederei se questa cosa è tanto necessaria in Italia quanto all'estero. Beh, innanzitutto credo, rispondo prima all'ultima domanda. L'Italia è un paese molto in ritardo sul riconoscimento, primo perché è un paese poco meritocratico, e se lo fosse negli ambiti, in tutti gli ambiti professionali, se lo fosse avremmo una maggiore parità di genere, perché diciamo che sul merito delle donne, sulla qualità del lavoro delle donne non ci piove. Cioè siamo più brave sempre, siamo più brave nelle università, siamo più brave nella ricerca, siamo tantissimi cervelli in fuga purtroppo, siamo veramente più brave. E l'Italia è un paese che ha un grandissimo ritardo, soprattutto i paesi nord europei, insomma dico una cosa molto ovvia. Allora, io sono d'accordo con Emma Bonino, che è una donna che stimo, con cui tra l'altro ho fatto anche... l'anno scorso, grazie a lei, abbiamo portato la mostra Uncut sulle mutilazioni genitali femminili con Simone Mazzoni e Emanuela Zuccalà. Abbiamo portato la grande mostra a Roma, al Magro, grazie proprio alla Bonino. E sono d'accordo con lei che diceva pochi giorni fa al Corriere: sono contro le quote rosa, ma temo che se non le imponiamo non andiamo da nessuna parte, nessuno a sederci al tavolo del potere. Io temo che sia così, sono contro le quote rosa, sono contro i ghetti, sono contro i festival dedicati, sono contro tutto quello che diciamo, però forse è necessario farlo ora per rompere, per sfondare, per aprire un varco, perché siamo molto indietro, nelle giurie la presenza delle donne è esigua, nelle rappresentanze estive, nei festival, la presenza dei lavori femminili è esigua ed è un ritardo gravissimo. Abbiamo fatto una strada straordinaria, siamo brave, siamo molto brave, quindi credo che faccia bene avere sia dei momenti dedicati e soprattutto degli approfondimenti. È importante portare alla luce quello che è nell'oscurità, quindi è importante portare alla luce i lavori delle donne, la loro ricerca, ed è importante vedere come le donne, le autrici, come guardano il mondo, perché è una lente interpretativa che abbiamo che è completamente differente da quella degli uomini. Esattamente. Abbiamo un patrimonio interiore molto più ricco, abbiamo una cultura di parola e di scambio molto più importante. Sappiamo fare rete molto più degli uomini, che sanno fare cameratismo, ma la rete è molto più sotterranea e profonda. Quindi io credo che momenti come la Biennale che tu curi, anche la Biennale donna, io non amo molto il termine femminile e uso sempre donna, perché diciamo dalla mia memoria femminista, che non è mai venuta meno, anche se la pratichiamo diciamo nel fare quotidiano e non più come un movimento come è stato negli anni, alla fine degli anni 70, gli anni 80, dove ero molto giovane, ma ho
ho avuto il privilegio di prendere l'ultima ondata. Quindi pur non praticando mi è rimasto come patrimonio anche l'uso del termine donna, che ha una forza, una soggettività che mi piace molto. Io credo che sia necessario andare a vedere cosa fanno le autrici, cominciare a studiare veramente molto la capacità interpretativa del mondo e cominciare anche a dialogare con gli autori maschi sulle differenze di sguardo. Io credo che il mondo maschile si sia privato del nostro apporto e quindi questo lavoro che noi dobbiamo fare, che tu fai con la Biennale o anche altre realtà, no, fanno, sia anche un grandissimo patrimonio per la cultura in generale, per la cultura maschile. Sono la prima anche io a sostenere che appunto bisogna essere inclusivi, includendo anche gli uomini. Logico, quest'anno forse un po' per storytelling abbiamo deciso di andare un po' tutto su professioniste donne, ma non è mia intenzione, insomma, tenere sempre questa rigidità nelle prossime edizioni. Intanto ringrazio perché abbiamo sforato, ma è stato così interessante sentirti che non mi sono neanche accorta. Quindi penso che come me tutti quanti siano rimasti molto rapiti dalle tue parole. È sempre bello poter sentire, insomma, ascoltare personaggi del tuo calibro che ci regalano anche visioni veramente ampie e riflessioni. Quindi grazie, buona giornata a te Renata, ti saluto. Grazie, ringrazio tutti, grazie Alessia, ciao.